Lascio la parola a Stefano Mosti, che è ricercatore all'Osservatorio di Pavia, che ha presieduto per 15 anni fino al 2016 e è docente di un corso di comunicazione nei media presso appunto CIM. L'Osservatorio di Pavia è un ente di ricerca indipendente che si è specializzato nell'analisi dei media, televisione, radio, stampa, ma anche il web. E l'obiettivo dell'osservatorio è appunto quello di salvaguardare il pluralismo sociale, culturale e politico attraverso l'elaborazione di metodologie innovative di ricerca e di analisi. E quindi io lascio la parola al relatore che ci parlerà di come i media affrontano e gestiscono i momenti di crisi. Prendo il microfono. Marco, io ho una presentazione. Beh, intanto grazie a tutti presenti. Ringrazio l'Ateneo, ringrazio insomma, l'Università per aver esteso l'invito all'Osservatorio di Pavia, che qui oggi io voglio rappresentare. Ringrazio Silvia Illeri per aver voluto la nostra presenza. Ringrazio naturalmente anche nella persona, nella figura di Francesca Maffini, che è capo ufficio stampa del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con la quale abbiamo avuto anche qualche breve scambio telefonico e per cercare anche di capire, diciamo così, contenuti dell'intervento mio di oggi come osservatorio. E la decisione presa era quella appunto di, è stata quella di approfondire, anche se in modo diciamo un po' embrionale, ma insomma abbiamo cercato di fare qualche riflessione, il caso della vicenda, la drammatica vicenda di Rigopiano, che come penso la maggior parte di voi conosce, è una vicenda che ha connotato il mese di gennaio, a partire dal 18 di gennaio, data memorabile, è una vicenda molto concentrata, molto tematizzata sui media, che è intervenuta appunto massicciamente all'inizio anno. Ecco, prima di iniziare, volevo però, diciamo così, in qualche modo contestualizzare anche un po' il dato di Rigopiano all'interno appunto di un'attività che a fianco alle altre attività di monitoraggio e di analisi, l'Osservatorio di Pavia è famoso soprattutto per il monitoraggio del pluralismo politico, però qui stiamo parlando di altro. Noi nel corso di questi anni abbiamo anche attraverso appunto una indicizzazione delle news, quindi dei telegiornali del prime time, di tutte le televisioni pubbliche, private e nazionali, in qualche caso anche delle televisioni straniere, ma per quanto riguarda oggi, insomma, parliamo di quelle nostrane, un'agenda dei temi. Quindi ecco, questa agenda tematica ci consente anche di definire appunto degli ambiti all'interno dei quali poi casi come quello di Rigopiano trovano una collocazione. Ecco, forse però questa non è la mia, scusate, non è la mia presentazione. Ecco, chiedo a Marco solo. Pensavo fosse già attivo questo. Ecco, il primo dato appunto di contesto è quello legato appunto all'agenda delle news del prime time, che ci dice appunto che l'ambiente, complessivamente parlando, all'interno del quale poi una tragedia come quella di Rigopiano va a cadere, ha occupato nel corso del 2016 il 6% dello spazio, quindi dei servizi di attenzione nell'agenda dei media, un dato piuttosto costante. Questo dato di agenda ce l'abbiamo ormai da più di un decennio, e sostanzialmente ecco, le percentuali sono sempre piuttosto vicine, oscillano di poco. Quello che è interessante in aggiunta è il frutto di un'altra attività, un altro osservatorio che l'Osservatorio di Pavia svolge in collaborazione con l'istituto presieduto da Ilvo Diamanti, Demos, che è proprio questo osservatorio sulle
sicurezze e le sicurezze degli italiani, che ci dice che le notizie che si trovano all'interno dell'ambiente occupano il terzo posto nella classifica delle notizie legate all'insicurezza, quindi le notizie ansiogene, dopo criminalità e terrorismo. Questo è un primo dato che che pone già una riflessione sull'importanza della comunicazione dei disastri ambientali. Naturalmente qui nell'ambiente non ci sono solo i disastri, ma ci sono anche temi di policy, ecco. Questo è stato l'andamento, quindi il trend di attenzione nel corso del 2016. Come potete vedere, il dato che abbiamo voluto quasi per ragioni teoriche, ecco, evidenziare è, cioè, una media delle notizie, sono 7 notizie al giorno durante tutto l'anno, quindi come se ogni telegiornale dedicasse una notizia, ma in realtà il dato vero è che la visibilità dell'ambiente la si ha solo in alcune determinate precise circostanze, quindi nel caso del 2016 l'attenzione ruota attorno ovviamente alle tragedie dei terremoti che hanno colpito il centro Italia. Quindi un secondo elemento di considerazione è che il dato relativo appunto all'ambiente e anche gli eventi drammatici che lo connotano è un dato di tipo congiunturale e quindi è presente solo quando sono presenti, intervengono in modo decisivo fatti meritevoli di essere appunto raccontati. Diversamente invece riferimento, ecco, andava poco anzi alla politica, ecco, invece per quanto riguarda la politica il dato di presenza nell'agenda delle news del prime time è un dato strutturale, cioè la politica c'è sempre a prescindere anche da specificità. Evidentemente c'è anche lì un'attenzione maggiore nel caso appunto ci siano delle elezioni, referendum o quant'altro, ma comunque la presenza è anche quando nulla di politicamente rilevante è presente. Ecco, il di cui invece dell'ambiente riguarda i disastri naturali, anche qui una percentuale rilevante, il 4%, e quindi siamo intorno al 60-70%, il 60% e più rispetto al 6%, dove potete vedere però che il territorio considerato è prevalentemente quello nazionale, quindi 90% dedicato quindi all'Italia, terremoti, maltempo, frane, e solo un 10% all'estero, uragani negli Stati Uniti, in Giappone, nel sud-est asiatico, e poi tutto il maltempo che ha caratterizzato un po' nel corso sempre del 2016 l'Europa, vari paesi dell'Europa. Prevale una netta prevalenza la dimensione della cronaca. E, ecco, adesso io interromperei un attimo e chiamerei ancora Marco, perché farei partire un filmato che ci contestualizza, probabilmente per la sala non è così necessario, ma pensando anche all'utenza e agli studenti, l'evento, quindi, e non è il filmato che adesso vi farò partire, non ha nessuna pretesa, ecco, di sintesi, sono sostanzialmente 3 copertine che il telegiornale, il TG1, il TG5 e Studio Perdo hanno dedicato alla vicenda, naturalmente in momenti anche diversi, ma che in qualche modo riassumono un po' anche quelli che sono stati i temi e le modalità narrative che poi cercherò un po' così nella mia relazione di argomentare. Faccio partire questo filmato, è un filmato che dura un po', però mi hanno detto che tutto sommato un po' di tempo c'è, quindi non abbiamo proprio questa grande fretta. Se siete stufi me lo dite e lo interrompiamo, perché appunto sono proprio delle copertine che parlano anche un po' da sole. Speriamo di riuscire a beccare la freccia, perché è una mia miopia. Questo è il TG1, giorno 19. Qua? Chi sarà qua là? Ok, ci sta vicino. Non lo voluto a te. Queste sono le prime immagini prodotte dagli stessi soccorritori, i primi che sono arrivati sul luogo della tragedia. Ma uscite?
questa è proprio la copertina, quindi proprio l'apertura del telegiornale. Io ho mia figlia là. Lasciava, era responsabile del centro benessere sotto. Questo è una, è il papà di una delle vittime, insomma. Notate anche i loghi. La nostra copertina immagine... è dedicata sì a quei momenti di speranza, davvero sembrava da quello che si vedeva di ritorno alla vita, soprattutto da parte di tanti bambini, ma non vogliamo dimenticare in questo momento anche il trauma che sicuramente hanno vissuto in tante ore al buio e sottoterra e nella speranza, ovviamente, ma non nella certezza di essere salvati. Ecco come potranno venirne fuori. La vita che ricomincia sbuca da una tana bianca e alle facce di un'innocenza sconvolta di quattro bambini sepolti per due giorni nella cucina dell'albergo, sommerso da quella neve con cui volevano giocare e che invece stava per gelare per sempre la loro fanciullezza e le speranze dei grandi. Gli eroi che li riportano nel mondo sciolgono la tensione tra applausi e carezze. Spunta per primo il caschetto nero di Gianfilippo Parete con i suoi 8 anni. Riaffiora dal ventre del mostro bianco anche la madre, che subito si preoccupa dell'altra figlia, Ludovica. E a sera eccola Ludovica, che solo 4 giorni prima aveva festeggiato i suoi 6 anni col vestito di una principessa. E poi Samuel di Michelangelo, nella tenerezza dilatata dei suoi 7 anni, che non vede i suoi genitori e forse sa che sono rimasti là sotto. E infine il più grande, Edoardo Di Carlo, 10 anni, che trova la forza di parlare con i suoi salvatori. Come ti chiami? Edoardo. Grande Edoardo. Quanti bambini eravate lì sotto? Tre. Tre? Ok. Tutti quanti ce n'erano ancora? Tutti, stavano tutti in un'altra stanza. Noi siamo andati a giocare al biliardo. E sono rimasti da soli voi tre? Sì. Tanto non aveva nessuno, però mamma di Ludovica. Cosa? Solo mamma di un'altra bambina. Stanno tutti bene, almeno fisicamente, e gioiamo tutti della loro salvezza, pur nella grande incertezza dei riflessi che avrà questa terribile storia nelle loro crescite. Occorre non lasciarli da soli, soprattutto in alcuni momenti della giornata come quello dell'addormentamento, e poi ripristinare il prima possibile le attività della vita quotidiana, tutti come reinserirli a scuola con i coetanei e le attività del pomeriggio, perché questo dà loro molta sicurezza. Ecco, questo è l'ultimo. Qui siamo all'epilogo, alla fase finale. Cioè cantavano della... questa canzone, un inno all'amore. Con i funerali. E chissà quante altre volte lo avevano fatto, quei ragazzi dietro a formare un cuore con le mani. Oggi di Luciano Silvana restano solo i ricordi, i video più belli, come questo, che proprio i figli hanno voluto condividere, consegnare al mondo, lasciandoli andare via per sempre, nel giorno dei loro funerali. Quella valanga che si è portata via 29 vite ha lasciato solo Samuel. E solo con la forza e l'incoscienza dei suoi 7 anni in questa domenica di dolore. Ha dovuto dire addio ai suoi, chiedendosi ancora perché. Un perché senza risposte, condiviso da 3.000 persone tutte insieme stamane a salutare anche Piero e Barbara, un altro papà e un'altra mamma morti insieme in quell'hotel. Ci piace pensare che se ne siano almeno andati mano nella mano, abbracciati, che si siano fatti forza l'un l'altra come avevano fatto nella vita, uniti come Luciano e Silvana in questo video. Sono passati 11 giorni da quella tragedia. Con oggi non ci saranno più funerali, ma non si può smettere di pensare, ricordare, omaggiare, perché come ha detto un sacerdote in una delle tante, troppe omelie di questi giorni, non si può morire per la mancanza di una turbina. Ecco, è finito, adesso riprendiamo quella presentazione, dovrei essere in grado di attivare. Sì. Sempre più complicato eccoci qua. Quindi andiamo ad allargare, se riusciamo, c'è un mouse di una delicatezza. Ecco. Allora,
poi naturalmente ci torniamo e affrontiamo i vari elementi che sono già emersi in questo tipo di narrazione. Comunque, ecco, intanto il punto sul fatto, quindi la valanga di Rigopiano, l'evento verificatosi il 18 gennaio presso l'omonima località situata nel comune di Farindola, questa slavina che ha investito questo albergo, il Rigopiano Gran Sasso Resort, causando 29 vittime e dei 40 ospiti nella struttura, quindi 11 persone sono state invece salvate dopo alcune ore passate sotto le macerie. Intanto c'è da sottolineare però anche una cosa molto importante, che è una vicenda che viene a verificarsi in un momento di particolare delicatezza che sta attraversando la regione, perché oltre ai terremoti del 2016, nello stesso giorno, del 18 di gennaio, ci sono state tre fortissime scosse di terremoto che hanno colpito le località, compresa appunto quella del comune di Farindola. E poi un altro elemento diciamo così, di estrema rilevanza, che avrà sicuramente avuto delle conseguenze nella gestione appunto dell'emergenza, queste forti, abbondantissime nevicate, eccezionali anche dal racconto degli stessi abitanti, che naturalmente avranno appunto delle conseguenze sia per, chiaramente, sul rischio, con il conseguente rischio di valanghe, e poi soprattutto per quanto riguarda appunto l'interruzione della gran parte della viabilità, compresa anche quella relativa alla strada che dava poi la possibilità di accedere direttamente alla struttura alberghiera. Ecco, questo naturalmente, poi occorre aggiungere anche un certo ritardo nella ricezione dei primi allarmi, probabilmente anche a causa di alcune incomprensioni, diciamo così, se si può usare questo termine un po' generico, ma comunque da parte dei responsabili dei soccorsi in zona c'è stato anche un fraintendimento, perché si pensava che il danno fosse quello relativo al mattino, cioè alla stalla colpita, invece in realtà si trattava di un'altra cosa, e ci è voluta un po' di insistenza prima che la cosa in qualche modo emergesse. Quindi questo ritardo ha determinato poi un ritardo nell'avvio dei primi soccorsi, e un ritardo che è andato anche accumulandosi, anche chiaramente a seguito dei disagi elencati. Tutto ciò determinerà poi anche l'apertura di un'indagine da parte della magistratura, in particolare della Procura di Pescara, un'indagine che si articolerà principalmente su tre fronti: quella della costruzione e poi dopo in seguito dell'ampliamento nel 2007 della stessa struttura alberghiera, sulla sottovalutazione del rischio di valanghe e anche sul problema appunto dei trasporti e del disagio causato dall'isolamento della struttura alberghiera per l'impossibilità per l'interruzione delle principali vie di accesso. Ecco, i filmati li abbiamo visti, ecco, nessuna pretesa di sintesi, però intanto un dato quantitativo, e lo dicevo prima di fare il mio intervento, in queste due settimane, dal 19 sostanzialmente al 31 gennaio 2017, l'attenzione dedicata dalle news, dal mainstream, delle news del prime time è molto alta, il 23% di attenzione complessiva delle reti Rai, Mediaset, La7 dedicata al caso di Rigopiano. Naturalmente poi un'attenzione che va poi scemando man mano che si va verso la soluzione, quindi col recupero dei superstiti e i funerali, però che vede, ecco, ad esempio nel giorno successivo, il 19 e poi soprattutto il 20, un picco di notizie, sono 108 notizie in un solo giorno. Ecco, queste invece un po' sinteticamente sono le fasi del racconto su Rigopiano, le fasi che abbiamo in qualche modo visto, di cui gli ingredienti, insomma, di queste fasi che abbiamo visto un po' in modo così sommario nelle copertine dedicate dai tre telegiornali. Le fasi, cioè, diciamo che sono anche fasi del racconto in cui, come avete potuto modo di capire, si denota una fortissima componente emotiva in ogni sua dimensione, in ogni suo passaggio. Abbiamo così sintetizzate, siamo partiti appunto con le prime immagini dell'hotel colpito, immagini fornite tra l'altro dai primi soccorritori che raggiungono con gli sci ai piedi durante questa scalata, no? Nelle ore notturne, perché la carovana dei soccorsi non riesce a procedere oltre, definito proprio
giornalisticamente, un giornalista del TG1, che lo chiama il set di un film interrotto sul più bello. E poi, come dicevo poc'anzi, la lunga marcia, la difficoltà della lunga marcia, della codana dei soccorsi. Avete visto un altro elemento, le immagini nelle copertine, ma anche nei servizi, all'interno dei servizi, molte delle immagini sono fornite dagli stessi soccorritori. Qui i loghi presenti erano quelli dei vigili del fuoco, ma molte sono le immagini della Polizia di Stato, dell'Esercito, della Guardia di Finanza. Questo, diciamo così, già di per sé è una testimonianza anche delle capacità, delle competenze, se vogliamo, del soccorso, ma anche delle competenze comunicative. Su questo poi ci torniamo. Ecco, il profilo delle vittime e le storie dei sopravvissuti. Qui c'è proprio una dimensione emotiva molto forte. E qui, come avete avuto modo già di vedere, una ricostruzione che ha anche attinto molto alla dimensione social. Molti sono stati i profili delle vittime, ma anche insomma dei sopravvissuti, pescati da Facebook, da Twitter, oppure anche appunto dai messaggi che anche sono arrivati in questi momenti concitati da chi poi è stato poi vittima oppure sopravvissuto. Il recupero dei sopravvissuti, quindi il ruolo del tutto, il ruolo eroico dei soccorritori, così come è stato in un passaggio, avete anche colto voi, definito, no? Un ruolo eroico, un'impresa, quindi un ruolo epico, e poi alla fine l'epilogo con il racconto, la narrazione dei funerali. Ecco, questi sono quindi un po' gli ingredienti. Qui invece restituire appunto la tematizzazione, quindi di quel 24% di attenzione che le news hanno in questo periodo dedicato al caso di Rigo Piano, come potete vedere vi è stata sicuramente una dimensione di cronaca, del racconto dominante, intorno al 50%, quindi la metà della comunicazione riguardato sostanzialmente la cronaca, a cui poi è seguito una dimensione comunque rilevante, che è quella del soccorso, il ruolo dei soccorritori. Mentre invece in modo più minore, ma non irrilevante, insomma, tutta la dimensione legata alle polemiche, e poi quella, l'ultima voce, l'ultima fetta della torta, del racconto degli esperti. Naturalmente gli esperti qui, fatta eccezione, quelli che sono intervenuti, quindi i soccorritori. Ecco, questo cosa ci dice sostanzialmente rispetto alle modalità retoriche ricorrenti in questo tipo di comunicazione? Il ruolo assunto dall'informazione televisiva nella narrazione dell'evento si può sostanzialmente declinare in due modalità. La prima è quella proprio della comunicazione della crisi in atto, quindi il racconto dell'emergenza. Una forte attenzione all'aggiornamento continuo dei dati, no? Sul modello delle news always on, quindi il racconto dell'emergenza, il ruolo, l'avanzamento dei soccorritori, le prime drammatiche immagini della tragedia, le vittime, il salvataggio dei superstiti. La seconda modalità, e questa prima modalità è quella che naturalmente raggruppa le principali voci, quindi la cronaca della tragedia e il soccorso. La seconda modalità invece, sicuramente meno rilevante dal punto di vista quantitativo, riguarda appunto una funzione che è più una funzione, diciamo così, di vigilanza e di controllo, che assegna quindi all'informazione televisiva un ruolo di vigilanza e controllo, e da una parte con la parola degli esperti, naturalmente esclusi i soccorritori, che poi intervengono a vario titolo e con varie competenze, ciascuna proprio nel proprio ambito scientifico, e dall'altra parte invece per tutta quell'attenzione data alle polemiche sui ritardi, su ciò che non ha funzionato nella comunicazione, sulla sottostima dei rischi, e poi quindi sulla conseguente apertura di un'inchiesta da parte della magistratura. Ecco. Un altro dato che ci è sembrato in qualche modo interessante far emergere, e qui diciamo così mi
identifico nelle considerazioni fatte da Giampaolo poc'anzi, rispetto anche alla complessità, no? Molte la metà, diciamo così, dei servizi ha la voce dei protagonisti. Tenete presente che questo è un dato molto rilevante, neanche nell'agenda politica c'è una percentuale così alta, siamo alla metà. In un tema come ad esempio una mia collega che segue un po' da tempo insomma, i temi legati all'immigrazione, dice che sull'immigrazione la voce dei protagonisti non raggiunge il 3%, quindi cioè, di fatto ecco. In questo caso invece sono molti. Molto eterogenei tra di loro e questo naturalmente crea delle difficoltà. Io qui li ho sintetizzati, ma se vogliamo li possiamo vedere ad uno, ovviamente un ruolo eccezionale di rilevanza importantissima è stato quello della protezione civile, ma poi anche tutti gli altri, i vigili del fuoco, l'esercito, quindi le forze armate, la polizia, i carabinieri, l'aeronautica, la guardia di finanza, il soccorso alpino, le guardie forestali, addirittura le guardie carcerarie e poi tanta gente comune, tante anche associazioni di volontariato. Questo solo per quanto riguarda il ruolo dei soccorritori. Per quanto riguarda invece gli esperti, ancora, sempre diciamo così, la protezione civile, in questo caso forse con le sue più figure più apicali, quindi Fabrizio Curcio, Titi Postiglione, Paolo Molinari, ma poi anche i sismologi, io cito qualche nome, Antonio Piersanti, i geologi, Alessandro Amato, i climatologi, Federico Fieri del CNR, le associazioni di volontariato, una tra tutte l'AMPAS, ancora le forze armate, i vigili del fuoco, gli alpinisti, il soccorso alpino, ma anche appunto i medici, paramedici, farmacisti, avete visto l'intervento di un pediatra, psicoterapeuti, il 118, e ancora docenti universitari, esperti di rischio climatico, il Meteomont, l'ARPA, un mondo, diciamo così, estremamente complicato, estremamente complesso e variegato. E questo, diciamo così, vado alle conclusioni, ci restituisce ovviamente necessariamente una complessità. In particolare nel caso di Rigopiano non è detto che siano proprio tutte così, ma della gestione della comunicazione dell'emergenza. Ecco, una complessità, è evidente che il processo di gestione della comunicazione è un risultato di una scrupolosa strategia, chiaramente una strategia che parte diciamo così, dalla scelta lessicale, terminologica, dalle modalità di trasmissione del messaggio, dallo stile di comunicazione di chi svolge ruoli importanti, ruoli di responsabilità. Anche di tipo pubblico. Ecco, questi processi evidentemente non si possono improvvisare e se non sono pianificati, quindi se non sono parte di una cultura organizzativa testimoniata da molte competenze, in primo luogo quella della protezione civile, quando si verifica una crisi il sistema tende ad andare in potenzialmente può andare in tilt. Ecco. Una complessità indubbiamente difficile da affrontare se non con una ovviamente alta preparazione. È evidente che la preparazione di molti, ribadisco, protezione civile in primis e poi comunque ecco, anche le forze armate, ma naturalmente però la preparazione è un traguardo, una meta, e non è mai diciamo così. E qui mi riallaccio ancora alle considerazioni di Giampaolo Azzoni, la preparazione della crisi. Ecco, tra l'altro a un recente seminario a cui abbiamo partecipato a Teramo, questa cosa emergeva in modo piuttosto forte e uso le stesse terminologie che è stata usata in quella circostanza, non solo e non tanto in tempo di guerra, quindi la preparazione della crisi non è solo quella che uno deve mettere in atto durante il periodo di emergenza, ma quanto e soprattutto in tempo di pace, cioè quindi per riuscire ad arrivare in quel momento ovviamente preparati. E questo deve necessariamente coinvolgere tutti a differenti livelli, sia da parte ovviamente di chi gestisce l'emergenza, chi svolge il soccorso, la protezione civile, le forze armate, i volontari, ma soprattutto anche le istituzioni, la pubblica amministrazione che forse ecco, in queste circostanze ha evidenziato qualche limite, parliamo dei comuni, delle province, della regione. È importante questa formazione anche da parte di chi subisce l'emergenza, chi la vive, i cittadini, perché se i cittadini sono informati, evidentemente poi hanno anche una maggiore capacità di affrontarla sapendo cosa fare al momento giusto.
Naturalmente questo oltre a coloro i quali esprimono un ruolo attivo all'interno del mondo, del variegato mondo dell'informazione. Io non voglio aggiungere altro, perché non abbiamo noi pretese, ecco, di entrare, se non appunto di dare qualche indicazione, insomma, sulle modalità comunicative. La cosa che, questo lo dico perché ci capita molto spesso di collaborare, ma potrebbe essere così una valutazione, noi lavoriamo molto spesso a contatto con queste realtà che sono i CORE, come sono gli organismi di vigilanza e di controllo, autorità di vigilanza e di controllo che sono di emanazione dell'AGCOM, quindi la vicinanza, però hanno un bacino che è un bacino legato al territorio regionale. Questi sono, hanno tra le loro funzioni vi è appunto anche quella di un'attività di monitoraggio appunto del sistema delle comunicazioni anche locale e anche un'attività di verifica della comunicazione istituzionale. Secondo me, voglio dire, dovrebbero essere degli interlocutori, diciamo così, in qualche modo utili, no? Ai quali affidare, non, naturalmente coadiuvati, ecco, perché probabilmente le competenze, ma comunque per avere un ruolo anche di tipo formativo e anche di coordinamento, perché un altro degli elementi che veniva evidenziato era questa difficoltà di coordinamento tra le varie istanze della pubblica amministrazione. Questo, come dico, soprattutto per riuscire ad arrivare poi in tempi di guerra ben preparati, quindi una formazione che deve partire, ecco, nei momenti di relativa tregua. Io vi ringrazio, restituisco la parola alla moderatrice.